Noi sono 3 anni che portiamo a terra tutti i rifiuti che troviamo in mare. Sono esattamente 3-4 anni che con i ragazzi Chioggiotti abbiamo cominciato a raccogliere i rifiuti per la salvaguardia del nostro lavoro. Segno di civiltà, abbiamo fatto raccolta differenziata di tutto il materiale che prendiamo in mare. Miglior raccoglitore siamo noi, perché il sistema che abbiamo noi di pesca giriamo tutto al mare. Invece se va uno, non so come potrebbe tirare su, fare tanta strada per tirare su l'immondizia per il mare Giusto pulire il mare, se non cominciamo noi che ci viviamo con il mare, ci dobbiamo essere i primi a cominciare. lì. Noi ci lavoriamo con il mare. Sinceramente per me è un sollievo, perché vedo che il mare soffre, a vedere ste robe che non è del mare. Devono farlo tutti, ma non come obbligo, come senso di responsabilità. A terra, dopo lo portiamo nelle apposite discariche che ci abbiamo per Civitanova, che la regione ci ha fatto. Tutto qui. Segno di civiltà. Non c'è senso se tu prendi lo sporco e poi lo butti in mare, che tu ci lavori, lo prendi sempre, sempre, sempre. Oltre, diciamo che per me, stando lo sporco dentro la saccata, diciamo che tu rovina il pesce anche. Non c'è senso, diciamo, lo prendi, lo porti a terra. È la cosa indispensabile per noi. Più è pulito il mare, meno ostacoli troviamo quando tiriamo sulle reti oppure quando strascica la rete. Quindi viene a favore nostro solamente. Noi proprio per questo ci siamo messi d'accordo, insieme ad altri miei colleghi, di portare a terra più sporco possibile. Nocivi per il mare, cioè l'immondizia, che creano problemi sia per il nostro lavoro che per l'ecologia. Ma secondo me deve venire da dentro, noi che siamo pescatori, che ci lavoriamo, deve venire da noi, perché togli alla fine piano piano un po' il nostro piccolo, diamo una pulita, diamo una mano. È un aiuto per la fauna, per tutto, perché anche noi quando peschiamo tante tirate sono perse, perché raccogliendo la nostra pesca, raccogliendo l'immondizia, la gabbia non lavora più, dunque andiamo a salpare, non c'è niente dentro, dunque abbiamo fatto una caglia per niente. Contribuire magari a un progetto che ti può dare delle informazioni dello stato del mare è sempre buono, specialmente noi che ci viviamo dentro, sapere la salute del mare. Penso che dovrebbe essere un piacere, parlo io da pescatore, dovrebbe essere solo che un piacere pulire il mare, perché un mare pulito comporta tutto un insieme di cose, soprattutto per beneficio nostro, del settore della pesca. È un futuro per i nostri figli, perché il mare è una grande risorsa. Thank you.